Quando una donna ha adottato 3 bambini di colore, era emozionata e guardava con ansia alla vita che avrebbero iniziato insieme. Non si aspettava niente in cambio per la sua buona azione. Ma 10 anni dopo, i suoi figli hanno trovato un modo molto sorprendente per ripagarla ed esprimere la loro gratitudine. Alaya Robinson è stata messa sotto la custodia statale alla nascita a causa della tossicodipendenza della madre. La donna non era in grado di prendersi cura della sua neonata figlia e non era disposta a cambiare le sue abitudini per diventare una buona madre. Purtroppo le autorità hanno dovuto intervenire e rimuovere la piccola neonata dalla sua custodia per la sua sicurezza. Sfortunatamente la donna aveva altri 2 figli per i quali non era adatta ad occuparsi e anche loro sono finiti in affido. Durante la sua infanzia, Alaya ha vissuto una vita turbolenta e instabile, spostandosi continuamente da un'abitazione di affido all'altra. Quando non era con una famiglia, si trovava in cupi e oppressivi rifugi per bambini. Essendo una bambina trasferita, ha avuto difficoltà a trovare un senso di appartenenza o una connessione con qualcuno. Tra i tanti affidi in cui era stata collocata, ce n'era uno che inizialmente sembrava essere una soluzione promettente. Gli adulti le dimostravano affetto e sembrava che si stesse formando un legame con loro. Ha trascorso diversi mesi in questa famiglia, finalmente stabilendo una routine e sentendo un senso di sicurezza. Le hanno persino regalato giocattoli come bambole Barbie, una piccola bicicletta rosa e persino un tablet per giocare. Tuttavia, nonostante l'inizio promettente, il processo di adozione è saltato e Alaya è stata nuovamente riportata all'orfanotrofio. A questo punto sembrava che ogni speranza fosse persa per questa giovane ragazza, che aveva appena compiuto 6 anni. Ma un giorno, nella vita di Alaya, entrò una donna gentile e compassionevole di nome Misty Robinson. Misty era una donna dolce, dal volto tenero e caldo. Parlava con Alaya in modo così delicato e amorevole che la piccola si sentiva subito a suo agio con lei. Misty stava cercando dei bambini da adottare e ha deciso che Alaya e i suoi 2 fratelli minori erano i bambini perfetti da portare a casa per dargli una vita migliore. Così, mentre impacchettava ancora una volta le sue cose, Alaya provava una sensazione di gioia, felicità e sollievo per questo nuovo passo nella sua vita. Sperava solo che questa volta durasse. Ma una volta che si furono stabiliti nella nuova casa con Misty, Alaya iniziò a notare qualcosa di strano, qualcosa che la faceva sentire triste. Vedeva che i suoi fratellini non avevano portato con sé giocattoli nella nuova casa. Lei aveva le sue Barbie, la sua bicicletta e altre cose del genere, ma i suoi fratellini non avevano niente. Tutti i bambini dovrebbero avere giocattoli. Il cervello della piccola iniziò a girare e immediatamente andò nella sua stanza a cercare qualcosa con cui i suoi fratellini potessero giocare. Pochi istanti dopo, tornò con un adorabile orsacchiotto, un gioco di blocchi e un piccolo libro di storie. Fu allora che si rese conto che poteva fare qualcosa di buono in questo mondo. Vedere i volti dei suoi fratellini fece volare il cuore di Alaya e improvvisamente decise che avrebbe aiutato gli altri bambini affidati che non erano stati altrettanto fortunati come lei. Ma come poteva farlo? Aveva solo alcuni giocattoli da poter donare. Se voleva fare la differenza per molti bambini avrebbe avuto bisogno di trovare soldi da spendere per i giocattoli. Ma come? Aveva solo 6 anni e ancora non poteva lavorare. Sarebbe stato folle, ma doveva esserci un modo. Alaya tormentò la sua mente per giorni, finché alla fine un'idea le balenò mentre camminava per strada con la sua madre adottiva. Alaya decise di aprire un banco di limonata. Era una cosa abbastanza semplice da fare e sperava di poter vendere molta limonata ai passanti. La sua mamma adottiva fu d'accordo con l'idea e disse che avrebbe comprato le miscele e i limoni, oltre a molte tazze usa e getta e del ghiaccio. Con un tavolo e una tovaglia scintillante, Alaya allestì il suo banco e dipinse persino un cartello per farlo vedere a tutti. Mentre Alaya non era sicura che qualcuno volesse comprare la sua limonata, rimase sconvolta oltre ogni immaginazione quando la gente si radunò intorno al banco. Infatti, solo il primo giorno riuscì a raccogliere $132. Non poteva credere ai suoi occhi mentre osservava eccitata gli spiccioli iniziare ad accumularsi. Il suo piano stava funzionando davvero. Mentre serviva la limonata, spiegava ai clienti perché la vendeva e cosa sperava di fare con i soldi raccolti. Ma il pubblico fu toccato dalla gentilezza di Alaya e andò a raccontarlo anche ai loro amici. Una volta ottenute alcune centinaia di dollari, Alaya e Misty andarono online e trovarono degli orsacchiotti che voleva comprare per regalarli ad altri bambini che erano in case famiglia o erano appena stati adottati. Decise anche di voler regalare a ciascun bambino una Bibbia e uno spazzolino da denti.
Dopo aver cercato in giro, Alaia riuscì a ricreare dei pacchetti dell'amore per bambini in affido. Zainetti che contenevano una coperta, un orsacchiotto, una Bibbia, uno spazzolino e dentifricio, al costo di soli 10 dollari ciascuno. Non solo i bambini in case famiglia ricevevano un bellissimo pacchetto con cose carine, ma Alaia faceva anche un piccolo profitto da ogni vendita. Ma non spendeva quei soldi per se stessa. No, li reinvestiva nel suo piccolo business che aveva avviato. Le cose divennero così impegnative che Alaia non riusciva a realizzare tutti i pacchetti dell'amore da sola. Così sua madre adottiva e i suoi fratelli la aiutavano. Si era davvero trasformato in una sorta di attività di famiglia. In poche settimane Alaia aveva già donato circa 300 zaini. Un numero incredibile, certo, ma con oltre 400.000 bambini in case famiglia negli Stati Uniti. Era un lavoro enorme. Questa giovane di 6 anni avrebbe avuto molto da fare, ma perseverò aprendo il suo chiosco di limonata giorno dopo giorno. La notizia della gentilezza e della generosità di questa giovane ragazza si diffuse ovunque, sia di bocca in bocca che sui social media, e divenne un brillante faro di speranza per molti bambini in case famiglia. Alcuni la consideravano una vera eroina, e Alaia attirò persino molta attenzione dai media e dalle celebrità locali, che volevano comprare limonata per loro stessi. Infatti, in una calda e bellissima giornata estiva, riuscì a guadagnare oltre 1.400 dollari in un solo giorno. E sebbene gran parte del merito andasse ad Alaia, c'era una persona per la quale era sempre stata grata, la sua mamma adottiva Misty. Misty era sempre stata lì per lei, fin dall'inizio, comprando limoni, il mix e tutto ciò di cui aveva bisogno. Misty si occupava di tutte le operazioni bancarie e l'aiutava a ordinare le cose per i pacchetti dell'amore, dedicando gran parte del suo tempo libero a impacchettare le cose. Alaia non aveva mai avuto nessuno nella sua vita come lei, qualcuno a cui poteva guardare come una vera mamma, e sarebbe stata per sempre grata di aver finalmente trovato una casa perfetta e amorevole con Misty. Ma anche se lo spirito imprenditoriale di Alaia era sorprendente, il modo in cui ha ripagato la sua mamma adottiva a Misty è stato ancora più emozionante e sorprendente. Vedete, 10 anni dopo, Alaia ha sfruttato le sue capacità imprenditoriali e ha avviato la sua attività online, comprando e vendendo pacchetti di cura per i bambini in affido. Quando non era a scuola, lavorava duramente per aiutare gli altri. Nonostante avesse solo 16 anni, aveva accumulato un bel po' di denaro e ha pensato fosse arrivato il momento di ripagare la sua mamma adottiva per tutto. Naturalmente i suoi fratellini erano più che felici di partecipare ad una bellissima sorpresa per la donna che chiamavano mamma e insieme hanno ideato un piano dolcissimo. Così, nel giorno del compleanno di Misty, le hanno presentato una busta contenente una lettera commovente. In essa hanno espresso il loro amore per Misty, ricordando tutte le sfide che avevano superato insieme. Hanno scritto dell'incondizionato sostegno, amore e stabilità che avevano trovato nella loro mamma adottiva e quanto fossero grati per tutto ciò che lei aveva fatto per loro. Non avevano mai espresso veramente tutto ciò prima, ma nella lettera hanno riversato tutto il loro cuore. Mentre Misty leggeva la lettera, sembrava incredula e gli occhi le si riempirono di lacrime. Alaia e i suoi fratelli, incapaci di contenere l'eccitazione, svelarono un'ulteriore sorpresa. Un viaggio di fine settimana al mare per tutti loro, interamente pagato da Alaia. Misty fu travolta dalle emozioni e abbracciò stretti i suoi figli, provando un'ondata di amore e orgoglio per i straordinari giovani uomini e donne in cui si erano trasformati. Diversi giorni dopo, mentre la famiglia era seduta insieme sulla spiaggia a guardare il sole calare all'orizzonte, Alaia prese la mano di Misty e sussurrò: «Grazie per non aver smesso di credere in me, mamma. Mi hai salvata e ora voglio salvare anche gli altri». I loro cuori erano pieni e sapevano che il loro cammino come famiglia era appena iniziato. E ora tocca a voi. Cosa ne pensate di questa incredibile storia? Come avreste reagito se aveste visto una bambina di 6 anni così gentile e compassionevole? Ditecelo nei commenti.